Grande attenzione dell'amministrazione comunale di Pescara per l'area della movida cittadina di Piazza Muzzi, dove questa mattina è stato installato un defibrillatore donato dai titolari del locale Caracò, Francesco Belardo e Lorenzo D'Arcangelo. Si tratta di una pregevole iniziativa tra pubblico e privato che vede nella zona più frequentata della città un presidio sanitario che in caso di emergenza potrà servire a salvare vite umane. Questa mattina, in occasione della consegna del defibrillatore, i volontari della Misericordia hanno effettuato una simulazione di soccorso in strada. Quando parliamo di sicurezza pensiamo spesso alle telecamere, forze dell'ordine, ma la sicurezza è anche pubblica incolumità in termini di sanità. E così, grazie anche alla donazione di un commerciante, spesso qui i commercianti e gli esercenti sono sempre messi sotto tiro per il caos della sera, invece in questo caso un commerciante ha dato un suo contributo importante, ha voluto donare all'amministrazione comunale un defibrillatore che oggi abbiamo installato, stiamo installando in questa piazza, proprio all'angolo, visibilmente fruibile per tutti. Con la Misericordia faremo un piccolo corso di utilizzo del defibrillatore, anche una piccola simulazione per dimostrare che la sicurezza è anche questo ed è importantissimo in un luogo affollato come questo guadagnare quei minuti preziosi nell'eventuale soccorso per salvare la vita umana. La Misericordia di Pescara svolge servizi in convenzione 118 quotidianamente, da qui l'importanza dell'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico che rappresenta sicuramente un presidio utile alla salvaguardia della vita. Oggi la Misericordia di Pescara svolgerà una piccola simulazione per far comprendere alla cittadinanza di Pescara che cosa significa e come ci si comporta in caso di un arresto cardiaco. Ovviamente noi effettuiamo non solo servizi in convenzione 118 ma anche una serie di corsi di formazione che sono totalmente gratuiti per chi vorrebbe conoscere le prime manovre di intervento appunto su delle fattispecie sanitarie. E la Misericordia oggi appunto è presente qui con i nostri volontari che spiegheranno a tutti quanti come operare nel caso in cui una persona all'improvviso sia colta appunto da un arresto cardiaco e quindi da fibrillazione ventricolare. Questa piazza non è frequentata solo da ragazzi molto giovani ma anche da persone un po' più grandi. Noi la facciamo lavoro notturno, vendiamo drink oltre ad aperitivi cenati e qualche giorno, un tempo fa è successo un episodio che una persona non si è sentita bene. Da lì ci è venuta questa idea. Abbiamo pensato di donare questo defibrillatore per dare ad esempio agli altri commercianti e per dare un servizio a questa piazza.